Buonasera a tutte e tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Offside per commentare insieme il post partita tra Udine-Salernitana, match che si è appena concluso al Blue Energy Stadium di Udine, dove la squadra granata però non è riuscita nell'obiettivo 3 punti, però almeno è finita in pareggio. Commenteremo come sempre questo post partita insieme ai miei compagni di viaggio, i giornalisti sportivi Enrico Scapaticci. Ciao Ilaria, buonasera ai telespettatori. E Carmine Quaglia. Buonasera a tutti. Un ringraziamento come sempre alla regia che vede Orlando Matarazzo, coadiuvato da Giuseppe Andrita. Come sempre però i protagonisti siete voi e vi invito a telefonare per interagire con noi in diretta al numero 891 9002. Ve lo ripeto perché è diverso rispetto a quello delle altre puntate, 891 9002. E poi come sempre siamo sempre social e quindi leggeremo anche i vostri commenti sulla fanpage di Granatissimi, ovviamente pagina Facebook, per commentare appunto insieme questa performance della Salernitana. Obiettivo 3 punti mancato, ragazzi, però quantomeno un punticino ce lo siamo portato a casa. Grazie innanzitutto per i ragazzi. Ma tu sei un giovanotto. Ecco, mi fai sorridere perché c'è è un sorriso amaro, nel senso che sì. Provo a portare un po' di energie positive. Nel senso che oggettivamente, per come era cominciata la partita e soprattutto per come poi si era messa nella ripresa con la superiorità numerica, per oltre 25 minuti, quasi mezz'ora, la Salernitana ha sprecato un'altra grandissima, l'ennesima, mi auguro non l'ultima, chance di poter alimentare concretamente la fiammella della speranza salvezza, perché purtroppo il punto, per carità, interrompe una nuova striscia di risultati negativi, però serve a poco, come vediamo appunto dalla classifica, perché sostanzialmente resta immutato il distacco dall'Udinese, guadagna in attesa delle prossime sfide di questa giornata la Salernitana un punto sulle pericolanti, però cambia poco la sostanza della classifica. Occorreva una vittoria e questa vittoria non è arrivata perché la Salernitana ha sprecato davvero una enorme opportunità per portare a casa l'intera posta in palio. Carmine, un'occasione sprecata anche questa, dove in realtà a casa ci siamo portati soltanto un punticino, quindi comunque la squadra granata non è riuscita ad accorciare la forbice rispetto alle altre ultime in classifica. Sì, e seguendo la partita tornava alla mente il match di Udine con Verdi a chiudere la rimonta e il tentativo di quella Salernitana poi che costruì il percorso salvezza. È una Salernitana che sfrutta male la superiorità numerica per 29 minuti e questa era una grandissima chance determinata dal russo di Ebosele, e in più si è ritrovata incapace nel tenere il vantaggio al termine del primo tempo. Ormai ad un passo dal duplice fischio deve comunque chiudere 1-0 il primo tempo, avrebbe vissuto un altro tipo di intervallo con altre chance nella ripresa, in ripartenza. Invece la partita è ripresa con un canovaccio diverso rispetto a quello che doveva essere costruito all'intervallo, e sono occasioni che, come diceva Enrico, sono tremendamente scioccanti nel percorso. Davvero era uno degli ultimi treni e la Salernitana non c'è salita sopra. Però rispetto anche a quanto è stato lamentato nelle scorse partite, in realtà la squadra granata quest'oggi sul campo verde ha dimostrato però una grinta diversa, quantomeno una scintilla. Quello sì, tra l'altro il vantaggio che era arrivato con un bellissimo gol firmato da Ciaunà, che è stato autore di una bella prestazione, ricordava un po' quella di Verona, e tra l'altro il vantaggio Salernitana, che quindi con lo sforzo fisico si è ritrovata anche a gestire meglio i 90 minuti. Anche questa volta io ritengo che sulla fase offensiva si può chiedere di più alla Salernitana, non solo nel colpire ma anche nel costruire, però ci sono state le occasioni per trovare anche il 2-1, hai rischiato però tantissimo nella ripresa in superiorità numerica ed è la riprova di una squadra che comunque un equilibrio vero e proprio non l'ha trovato. Enrico, insomma, un atteggiamento diverso ma non è bastato.
Sì, un approccio soprattutto diverso, un modulo tattico diverso, un carattere diverso, soprattutto nei primi 15-20 minuti. Come giustamente diceva Carmine, il gol di Chaouna, molto bello come esecuzione, è arrivato a coronamento appunto di 10 minuti in cui la Salernitana ha messo in difficoltà, quasi alle corde, l'Udinese. Poi tutto sommato avrebbe potuto gestire con maggiore serenità e invece, come al solito, ha subito e ha subito tanto, perché è vero che il gol dell'Udinese è arrivato nel terzo e quindi ultimo dei minuti di recupero della prima frazione, ma oggettivamente la squadra di Cioffi aveva costruito tantissimo e aveva strameritato il pareggio, a conferma di una fragilità difensiva di questa squadra, ma soprattutto di una inconsistenza sulle corsie laterali, dove l'Udinese ha fatto quello che ha voluto, costruendo tantissimo, creando un'infinità di cross per la testa di Lucca e poi trovando il pareggio con Camarà, appunto, come dicevamo prima, a conclusione del primo tempo. Nella ripresa poi, come dire, dopo una fase sostanzialmente di equilibrio, c'è stato quell'episodio che sicuramente avrebbe dovuto cambiare e orientare nella direzione della Salernitana la partita, ma la squadra si è infranto su quel palo di Chaouna, su quella conclusione che oggettivamente poteva avere un esito diverso, la possibilità di alimentare ulteriormente questa fiammella. Perché abbiamo vissuto in modo completamente diverso il post gara. Guardiamo un attimo la classifica, comunque era un balzonetto in attesa degli altri risultati, ma riaccendevi davvero tanto. E in qualche modo tiravi ancora dentro anche la stessa Udinese. Invece così hai sprecato un'opportunità enorme per rientrare in gioco o quantomeno per incominciare a mettere tre mattoncini che erano fondamentali per questa rincorsa. Anche gli episodi, come dire, sembrano non andare quest'anno nella direzione giusta, perché due anni fa, più o meno una partita simile, nei minuti conclusivi la Salernitana sfruttò alla grande l'occasione con Verdi e l'ultima ripartenza sembrava proprio quella di Verdi, e invece questa fermo restando che hai rischiato addirittura di perderla nei minuti finali su quei due calci d'angolo, insomma, costruiti dall'Udinese, a conferma soprattutto di una inconsistenza, ecco, del reparto offensivo, dove contiamo oggi l'ennesimo infortunio, quello di Manolas, sì. A conferma probabilmente anche di scelte, insomma, su giocatori che non avendo il ritmo partita o comunque avendo disputato campionati dove scrivevo domenica scorsa, forse l'agonismo è quello delle partite parrocchiali, il ritmo è quello delle partite parrocchiali, è chiaro che poi quando c'è da affrontare un torneo vero, un campionato come quello di Serie A, paghi dazio, e francamente tutte queste defezioni alla fine le paghi, le pesi. Forse anche maggiore, problema muscolare accusato nell'ultimo contatto in area di rigore, quindi bisogna vedere anche la condizione uno di dei un migliori, buon ecco, forse uno sì. dei migliori insieme a Chaouna, sì. che è stata la mossa a sorpresa sì, nell'undici iniziale. Utile, anche utile. E in questo veramente la Salernitana quest'anno in questo campionato può dirsi davvero sfortunata da un punto di vista di infortuni, però lato positivo, i tifosi, nonostante le grandi delusioni che hanno subito in questo campionato, restano sempre vicino alla squadra, presenti infatti al Blue Energy Stadium di oggi ben 700 tifosi della Salernitana. Che si sono fatti sentire, che hanno gioito, che hanno sperato, che hanno incitato fino all'ultimo la squadra e che credo se ne tornino a casa, una trasferta lunghissima, con l'amaro in bocca, perché oggettivamente la Salernitana non è apparsa inferiore all'Udinese. Vero. Cioè i 10 punti di distacco francamente sul campo non si sono visti, e questo aumenta appunto il rammarico, aumenta l'amarezza per una stagione che avrebbe dovuto prendere tutta un'altra piega.
e soprattutto aumenta l'amarezza per non aver capitalizzato un'enorme opportunità per riaprire quantomeno i giochi e dare un senso diverso al finale di stagione, perché è vero che si è frenata l'emorragia di sconfitte, però è altrettanto vero che a questo punto non puoi fare calcoli e anche il punto diventa poca cosa, il punto in trasferta contro una diretta concorrente, perché l'imperativo categorico è vincere per aumentare le chance, per dare una scossa reale, concreta. Così invece la politica dei piccoli passi a 11 giornate ormai dalla conclusione, ecco, come dicevi, non serve. Bisogna assolutamente sempre vincere, però d'altronde, come ci diciamo ogni settimana, se non si vincono queste partite, allora quali si vincono? No, guardiamo anche il programma non del prossimo turno, ma quello che vedrà poi la Salernitana impegnata, perché abbiamo detto più volte, Cagliari, Lecce e Bologna, ma soprattutto Udinese, Cagliari, Lecce, erano le tre gare, ora diventano due, e c'era l'obbligo di arrivare addirittura a 7 punti sui 9 disponibili, e oggi è volata via una chance, lo ripetiamo, davvero preziosa, perché quando sei in superiorità numerica, quando vai in vantaggio, quando hai delle chance come quella di Ciaonà anche per il raddoppio e per la doppietta personale, però dobbiamo rimarcare anche i rischi vissuti per il raddoppio, per tornare di nuovo in vantaggio, sì, diciamo, chiaramente. È... ma per quanto riguarda il disequilibrio che comunque l'11 Granata mostra in superiorità numerica, ha rischiato, è vero, con il tentativo di creare le condizioni per tornare in vantaggio, ma ha rischiato tantissimo anche di subire praticamente a difesa organizzata, subendo tra le linee e con Luca due volte praticamente con un possibile colpo di testa, al netto della sua mole, ma comunque contrastato davvero in modo negativo. Tu parlavi di difesa schierata, come è accaduto in occasione dell'1-1. È vero che ha fatto Camarà una magia, come quello sì, ma mi sono arrabbiato molto guardando la partita sul cross, perché francamente lasciarlo così libero a scarsi 20 secondi dal termine del primo tempo, in pieno recupero, sinceramente un guizzo in più in marcatura per una squadra che deve salvarsi deve arrivare in quel frangente. Sono i dettagli che sono venuti meno, non è che vogliamo guardare la pagliuzza piuttosto che la trave, però è evidente che quando sei in una situazione oggettiva di difficoltà, con una classifica avara di punti, con la necessità a tutti i costi non solo di dover far risultato, ma di dover far risultato pieno, e non presti un minimo, ecco, di attenzione in quei secondi finali, attenzione per andare, e anche un guizzo in più di furore agonistico, cioè il tentativo di arrivare anche a rischio. Praticamente abbiamo visto l'Udinese ammonita, la Salernitana ha vissuto praticamente 60 minuti senza cartellini gialli, che per carità non è che devono commettere falli, però anche spezzare il gioco in una posizione di vantaggio è augurabile nella gestione di un primo tempo in cui sei in vantaggio. Enrico, parlavi di dettagli che sono quelli poi che fanno la differenza, ma in realtà i dettagli alla fine emergono quando la squadra è strutturata, per questo poi ci sono stati vari cambi di panchina e di gestione, ed effettivamente un mister che vada ad enfatizzare o a costruire tali dettagli fino ad ora non si è trovato. Sì, non c'è riuscito Liverani, però oggettivamente dobbiamo riconoscere che rispetto alle due partite in cui a mio avviso la squadra non è proprio scesa in campo, sì, come spirito, come mentalità, come atteggiamento tattico, oggi abbiamo visto almeno un segno di vitalità, ecco, anche un minimo di organizzazione, una certa compattezza. Purtroppo è chiaro che se devi continuamente cambiare anche gli interpreti, soprattutto in una difesa che fa acqua da tutte le parti, è evidente che diventa ancora più complicato trovare amalgama, affiatamento, compattezza, e alla fine paghi dazio. È una squadra che nella fase difensiva, ecco, non voglio per forza gettare la croce sui difensori, ma nella fase difensiva soffre maledettamente. Siamo spesso del filtro al centrocampo che praticamente da inizio stagione questa squadra perché, non ha mai avuto. Perché è venuto meno, sta continuando a venire meno, Koulibaly. Esatto, il giocatore che aveva fatto la differenza. Che lo scorso anno era da 7,5 praticamente.
praticamente in ogni partita, non però, ha sbagliato nulla. D'altronde queste cose capitano quando la coperta è sempre troppo corta, però se siete d'accordo io darei spazio al nostro primo amico che ci chiama da casa. Ciao, buonasera, chi parla? Buonasera, buonasera, Raffaele. Ciao Raffaele, prego, benvenuto. Guarda, capisco tutte le disamine che ha fatto il buon Enrico, che saluto come te. Ecco il quaglia. Però io sul Liberani oggi un po' di dubbi li ho, perché tu stai giocando con un uomo in più, ma a un certo punto vuoi cercare di mettere qualcosa in più in attacco e non mi mettere le cosche, che vuoi fare il cambio ruolo per lui. A cosa è servito? A nulla. Cioè, purtroppo qui non ha voluto anche osare anche negli ultimi minuti, quando poteva mettere uno avanti. Mi chiedo, ma di A cosa ha combinato? Cioè, posso capire non tutto, oggi, però in questa già in fase... In partite ci siamo domandati cosa sia accaduto con DA a questo punto. Già. Magari però inserendo DA e con una prestazione poi non all'altezza, ci saremmo posti l'interrogativo perché non ha impiegato... Sì, però c'hai Piuttosto che i Quemetti. Ma del resto, Raffaele, no. Se non lo ritiene all'altezza in una partita decisiva di farlo partire, mi riferisco a DA, nell'11 titolare, significa che in questo momento il giocatore non... anche la condizione fisica, non ha una condizione fisica pre-gara, poi lo capiremo anche dalle domande dei colleghi, ma credo che sia più una questione mentale, di atteggiamento. Sì. Però occhio anche alla possibilità anche di una condizione fisica precaria, che quindi capisco, però l'osservazione è pertinente, per carità, l'osservazione di Raffaele, aggiungi offensiva, peso, rischia. Perché l'ho fatto voglio dire, il punto o la sconfitta, il punto è una mezza sconfitta stasera. L'ho detto settimana scorsa, ormai la Salernitana è costretta a vincere, quindi se subisce due gol e deve farne tre, meglio arrivare a questo obiettivo rispetto a giocarsi praticamente in un equilibrio 0-1-1-0. Ormai sì, diciamo che sono le ultime battute del campionato, bisogna rispondere colpo su colpo. E comunque forse un DA al 10%, probabilmente è superiore a un Iquemesi al 100%, perché è stato impalpabile nei pochi minuti, insomma, in cui è entrato in campo. Mi è piaciuto Gomis. Una bella palla per Basic, conclusione di piatto e non di collo per il calciatore ex Lazio, francamente poteva fare di più in quella situazione, però bella palla di Gomis, quindi un buon ingresso. Ma prima di dare voce al prossimo telespettatore, mi volete fare la vostra pagella, anzi il vostro podio? Il podio dei come favoriti. Formazione per i migliori è sicuramente maggiore, questa volta ci entra. A me Baisman non è dispiaciuto, ma chiaramente Chaounassi prende il voto migliore per il gol, al netto però di un errore grave, perché a tu per tu con il portiere avversario può fare meglio. Ha contro diverse Okoye. Occasioni. Tu Enrico, qual è il tuo podio? Agli occhi balza la prestazione di Chaounà, sicuramente per al netto dell'errore, ma aveva avuto una buona opportunità anche sullo 0-0, sì, proprio nelle battute iniziali, il gol, la dinamicità, ecco, l'imprevedibilità, e probabilmente del reparto offensivo l'unico che in qualche modo è stato incisivo. Purtroppo Croce e Delizia alla fine, ma di fatto la scelta a sorpresa rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia di Liverani ha pagato da questo punto di vista. Purtroppo però non è risultato podio. Metto sicuramente sul podio Chaounà, metto sul podio Maggiore e non mi è dispiaciuto Candreva, insomma, perché resta comunque il giocatore di maggiore talento, di maggiore classe, di maggiore qualità, di maggiore personalità di questa squadra. Quindi alla fine è l'uomo che dà sempre l'impressione di poter fare il passaggio decisivo, la conclusione in qualche modo determinante. Invece
Maluccio gli esterni di difesa, Maluccio Koulibaly e anche i due centrali. Facciamo il podio invece dei peggiori, così poi andiamo ad argomentare invece i peggiori, perché le telefonate da una sono diventate due. Diamo spazio al primo telespettatore. Ciao, buonasera, chi parla? Pronto? Ciao, prego, buonasera. Buonasera, Vincenzo, perdonami. Ciao. Io Vincenzo. Mi seguo e non ho nulla da obiettare delle vostre disamine. Però mi vorrevo solamente farvi una domanda. Ma se abbiamo una squadra scadente con un allenatore meno che mediocre, che fa giocare le persone nel ruolo che non è più congeniale a loro, dopo che disamina vogliamo fare? Abbiamo dei giocatori fuori che non giocano, tipo un Vignato che può fare trequartista e che andreva sulla fascia. Invece io credo che l'approccio di questi allenatori presi sulle spiagge rispecchia il pensiero del presidente della fine che vuol far fare la Serenità. Complimenti per la trasmissione e buona serata. Grazie, grazie Vincenzo. Passiamo subito al prossimo telespettatore. Buonasera, chi parla? Pronto? Ciao, prego, sei in diretta. Ciao, buonasera, sono Luca dalla provincia di Como. Ciao, prego. Allora, sono un grande tifoso della Salernitana. Purtroppo fino all'anno scorso, diciamo come tutti voi, diciamo impazzivo di gioia per la salvezza e le belle gare offerte. Quest'anno purtroppo mi devo arrendere di fronte all'evidente difficoltà oggettiva che stiamo appunto presentando in campo, e secondo me non riusciremo purtroppo, ahimè, a salvarci. Quello che continuo a chiedermi è questo: l'anno prossimo in un campionato di Serie B come faremo a livello societario a creare un'organizzazione particolare che ci consente a di convincere certi giocatori a rimanere, chiaramente compatibilmente con il discorso economico, e convincere altre giovani promesse a venire a Salerno e sposare un nuovo progetto per una pronta risalita. Io spero che il presidente Iervolino possa capire, diciamo, l'affetto che tutti noi abbiamo nei confronti della squadra e possa continuare a sperare con noi di investire e tornare in Serie A nel giro di uno, massimo due anni. Grazie. Lo spero vivamente, perché altrimenti risulta difficile pensare a un futuro roseo. Ecco, non so cosa voi ne pensate. Grazie, grazie mille. Diamo spazio anche a un altro telespettatore prima della pubblicità. Buonasera, chi parla? Pronto? Prego, è in diretta, chi parla? Carmine. Ciao Ilaria, sono Carmine della Pastena. Ciao Carmine! Enrico e Carmine, a me della partita non mi interessa, perché i punti si fanno all'inizio del campionato, non si fanno a 11 partite dalla fine, a un mese e mezzo dalla fine, a 64 anni, io ancora non mi faccio prendere in giro. Poi se gli altri si vogliono far prendere in giro, si fanno prendere in giro, perché poi questa è una squadra che a mezz'ora, in 10 uomini, non ha saputo chiudere la partita, sì. Contro l'Udinese, inguardabile, cioè c'era un'altra squadra che vinceva 7-8-0 per l'Udinese oggi. Se vogliamo parlare di calcio, siccome di calcio non ne voglio parlare. Avete visto il stereotipo che ha combinato? Che ha combinato l'otico? Ma il nostro presidente dove stava oggi? Io vedo tutte le partite, dice la televisione a pagamento, mi vedo tutte le partite, vedo Corsi quando gioca l'Ember, vedo quell'altro, tutti i presidenti per la stessa, indietro la loro squadra, specialmente quelle che si devono salvare, stanno là sulle panchine addirittura, tutti i presidenti, tranne noi, non c'era Milan, non c'era nessuno della società, nessuno, contro una partita importantissima. Allora di cosa vogliamo parlare? Quei giornalisti che siete bravi, dovete fare dovete dire al signor Danilo cosa vuol fare della Serenità, se rimaniamo o rimaniamo, perché noi i programmi li vogliamo sapere, perché la Serenità è della città di Salerno e del popolo Granata. Carmine, evitiamo il pante. C'è una novità clamorosa, un minuto, perché poi lo sentiremo, ecco, probabilmente anche è da noi. È la risposta all'interrogativo che poneva Raffaele prima, ecco, Liverani alla TV nazionale ha dichiarato che Dia ha deciso di non entrare. A questo punto credo che, come dire,
ci sia poco da aggiungere e c'è tanto da intervenire. Adesso avete buttato la bomba, diamo la pubblicità. Liverani a Dazon, quindi è ufficiale. Nel senso, adesso in diretta, adesso voi, perché giustamente riuscite ad aggiornarci e aggiornarmi durante la trasmissione. Mi raccomando, per argomentare al meglio questa bomba lanciata da Liverani a Dazon e lanciata da Carmine ed Enrico adesso tramite in diretta. Tramite Filippo Notari, che lavora in redazione, sempre attento. Sempre tramite Filippo Notari, tra pochissimo tempo, 1 minuto e mezzo qui ad Offside. Vi avevamo lasciati prima della pubblicità con una notizia bomba, perché ai microfoni di Dazon il mister della panchina granata Liverani ha dichiarato che Dia non è sceso in campo per sua stessa volontà. Sì, lascia chiaramente dobbiamo stupiti. Capire il perché. Avremo chiaramente Liverani in conferenza stampa, credo che a breve ci sia. Ah, ecco, c'è in conferenza stampa, ascoltiamolo. Di vincere i duelli, di essere attaccati alla partita, giocatori che vogliono crescere e credo che questi oggi sono stati premiati. Quel pizzico di fortuna magari poteva esserci subito dopo l'espulsione col gol di Chouna, però ci prendiamo il punto. I ragazzi erano dispiaciuti per la partita che hanno fatto, ma non per qualsiasi altra cosa. Sanno che domani ricaricheranno le energie e da lunedì si penserà a quella dopo. Noi dobbiamo fare il massimo da qui alla fine, poi faremo i conti di quello che sarà successo. Come ho detto in conferenza stampa, oggi c'è l'obiettivo, il primo obiettivo è quello di avvicinarci e pensare allo spareggio, che è una possibilità. Poi vediamo gli altri, se saranno più bravi in questo momento che correranno, gli faremo i complimenti, però solo alla fine. Domanda qui. Buonasera mister, ecco, l'altra porta girevole è stata forse quella mancanza di attenzione nei secondi finali, forse lì si è girata ancora di più la partita, cosa ne dice? Sicuramente andare a fine primo tempo 1-0 sarebbe stato diverso, abbiamo preso un gol per una distanza non colmata tra la linea difensiva e il play, questo però lo devo anche a un modo di giocare che va un po' ritrovato degli automatismi. Avendo la linea a 4 il play si deve infilare tra quella zona lì, anche se ha fatto una partita straordinaria maggiore, ci è mancato quel pizzico di attenzione a 30 secondi alla fine, però bisogna anche fare i complimenti al calciatore dell'Udinese che ha fatto un bellissimo gol. Seconda lì. Buonasera mister, ti sembra che la squadra abbia fatto abbastanza in superiorità numerica per provare magari a portare a casa i 3 punti o serviva qualcosa di più? No, secondo me serviva un giro palla molto più veloce e invece nel momento in cui dovevamo farlo Maggiore cominciava a perdere un po' di energia, Koulibaly pure e Basic doveva essere il giocatore da far girare di più la squadra, più che stringersi dovevamo riuscire ad andare da destra a sinistra velocemente per poi riuscire un'altra volta e attaccare la porta. Anche questo secondo me non abbiamo avuto tempo di lavorare nemmeno su un'idea di superiorità numerica, però sicuramente dovevamo essere un pochino più bravi e più veloci nel trovare le zone ombra che erano vuote. Ultimo Vagliano e chiudiamo. Se ci delucida sulle condizioni di Maggiore, se è un infortunio serio? Credo di no. E poi ho sentito le sue dichiarazioni su Dia, in aggiunta le chiedo se si sente tradito, se aveva parlato con lui, se ne ha discusso anche con la società, perché dopo la chiusura del mercato lei non era qui, ma la proprietà, la direzione sportiva avevano affrontato l'argomento col ragazzo, sembrava mentalizzato a restare. Io ho parlato con Dia dal primo giorno. Ci ho parlato anche giovedì sera e non mi sento tradito, credo che abbia fatto una scelta secondo me sbagliata in questo momento, a prescindere se potesse avere ragione o torto verso non tanto su di me, ma non volendo entrare con una squadra che è in 10 anche 5 minuti un giocatore come lui, in quello che avevo pensato poteva essere una soluzione per vincere la partita. Mi ha detto di no e io ne prendo atto e di conseguenza mi comporterò con gli altri del gruppo, c'è un gruppo fantastico e quindi chi ha fatto una scelta diversa la rispetto e vado avanti. Ok, grazie a tutti.
La rispetto, scusami Ilaria, no, mi viene di fare un intervento a gamba tesa. Non rispetti niente perché non ti ha rispettato. Esatto. In questo momento la società deve prendere delle decisioni e anche drastiche. Però questa volta Riverani non ha alcuna colpa. No, la scelta di inserirla a 8 minuti sarà semmai per qualcuno errata, ma è legittima e il calciatore non può rifiutarsi in questo modo. Assolutamente. Al netto aggiungo questo episodio singolare perché nel primo tempo abbraccia con una felicità disarmante l'autore del gol. Quanta ipocrisia! Il match in campo. No, ragazzi, la verità quest'anno stiamo che vedendo cose incredibili. È che bisogna smetterla di prendere in giro i tifosi, noi che parliamo della Salernitana, perché sicuramente c'è qualcosa in più, perché altrimenti non è giustificabile neanche le dichiarazioni così democratiche da parte di Liberani. Brava, però perché se io mister, soprattutto in una situazione precaria, se non peggio, a dire la verità, della Salernitana, mi devo far dire da un ragazzetto che in qualche modo dobbiamo arrivare a conquistare finalmente 3 punti, no, dopo tutto quello che è successo, no, io non entro, e in conferenza stampa essere così tranquillo e dirsi non sono deluso, non mi sento tradito, perdonatemi. Dovrei essere super partes, ma non riesco più. Mi è un atteggiamento che vale per qualunque. Io mi sento presa in giro. Cade tutto. Cioè, dove sono abbiamo i dirigenti? Abbiamo Cioffi, ascoltiamo dove Cioffi sono e i dirigenti? Dopo argomentiamo meglio. Il pubblico che rumoreggiava perché non è stato tardi aspettare l'ora di gioco per... So che tu mi dirai Eizebu aveva già tolto la tuta e anche Samardzic. Tutti i tuoi piani sono andati a quel punto. Però io ti chiedo questo... se non è stato troppo tardi attendere quel momento lì, perché lì forse la partita poi a quel punto non potevi più riprendere. Grazie. Ma così a bocce ferme ti dico sì, però poi in realtà Festi non aveva dato segnali di particolare sofferenza fisica o nervosismo o poche letture delle situazioni, quindi il messaggio gli era stato anche mandato a primo tempo, comunque lo vedevo bene di gamba, quindi non mi sembrava il caso. Si parla di un minuto, ha preso una ingenuità con la, cioè sai, prendi un giallo su un contropiede e ti do ragione, cioè la palla te, poi giustamente mi prendo le mie responsabilità, però mi sembra un po' eccessivo. Rispetto. Come sta fisicamente? Perché è uscito anche proprio. Secondo me non lo so, è un fatto più emotivo forse che fisico. Non ci sono nemmeno passato, gli ho dato una pacca e poi non mi sono soffermato. Toto Inese, prego. Buonasera mister. Ciao. Apprezzato un po' anche da certi tratti il coraggio della squadra, anche nelle sue scelte di formazione iniziali, e però poi dopo c'è sempre come è successo col Cagliari, partiti molto bene, poi nel secondo tempo la squadra si è un po' spenta. È un po' questo alla fine, arrivati a marzo, il problema di questo Udinese, cioè mantenere l'approccio, l'atteggiamento, il coraggio per tutti i 90 minuti, perché poi sembra che si arrivi sempre un po' stanchi verso la fine della gara, infatti la Salernitana poi un po' uscita. Grazie. Allora aspetta, in questo caso qui se mi concedi hai fatto un po', cioè ho capito quello che vuoi dire, ma un po' di confusione. In che senso? Che abbiamo stanchi, giochi 35 minuti in 10, fresco, è difficile. Il coraggio era quello che noi ci chiediamo tutti i giorni e credo che quello che abbiamo dimostrato. Se io devo analizzare a caldo la partita, vedo noi un po' frenati i primi minuti, non impauriti, frenati, prendiamo un gol e ci mettiamo alle spalle Genova, perché se te riguardi la squadra di Genova è andata nel panico. Invece noi abbiamo continuato a fare le nostre cose, abbiamo creato occasioni, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni pulite, mi viene in mente Sandi e Lorenzo con una gran parata d'Ochoa e poi il grande gol di Hassan nel momento probabilmente migliore, dove a parte quel tiro in porta lì non ricordo altri tiri se non qualche impensierimento. Il secondo tempo, e lì ti rispondo, quella che te percepisci come un po' più fiacchi, secondo me è stato diverso. Noi abbiamo avuto secondo me più dominio territoriale, più controllo. Nella mia testa c'era il cambio dei quinti per trovare, nonostante Assanza stesse facendo bene,
ho detto metto brillantezza e Zemura che ha fatto gol in casa, metto gamba di Kisley che ha recuperato negli ultimi due giorni, ha dimostrato di aver recuperato dal trauma cranico che ha avuto. E poi ti ripeto, quella che te percepisci come fatica, abbiamo avuto l'occasione con Hassan, poi abbiamo avuto delle tante occasioni sporche magari di sensazione di, ma poca pericolosità. E poi l'ingenuità secondo me ci ha tagliato le gambe. Nonostante quello siamo rimasti in partita, abbiamo dato equilibrio, abbiamo concesso un paio di contropiedi, due dei quali erano fuori gioco netto. Era questa la partita che avevo sognato ieri sera? No. Gazzetta dello Sport. Ciao mister. Ciao. Si sa che gli assenti hanno sempre torto, però te lo devo chiedere, perché la scelta è caduta su Pagero e non su Samardžić? Gioca Samardžić perché non gioca Pagero, gioca Pagero perché non gioca Samardžić. E abbiamo ascoltato anche le dichiarazioni di Cioffi, però torniamo alla nostra bomba. Enrico. No, continuo. Non sono abituata a vederti in silenzio, quindi io mi sto preoccupando. Ma stai implodendo? No, penso di essermi già espresso in maniera molto chiara. Assolutamente sì, come sempre. Dove sono i dirigenti? Perché la politica delle, come si dice in napoletano, delle mollichelle, non serve a niente. Hanno fatto un comunicato stampa minacciando o procedendo ad azioni legali per offese a mezzo social, adesso intervengano con un'azione chiara, precisa, netta, non provvedimenti e sanzioni annunciate nei confronti dei giocatori già 15 giorni fa, perché l'atteggiamento di Dia non è che adesso voglio per forza, come dire, scagliare la pietra contro di lui o metterlo tutto per... è quello di un atleta recidivo, perché già sull'aereo di ritorno dalla trasferta di Milano, ma anche in tante altre occasioni di questa stagione, come dire, è venuto meno al rispetto non soltanto nei confronti dell'allenatore, non soltanto nei confronti della società, ma degli stessi compagni di squadra e dei tifosi. Allora, tutto questo è stato possibile perché, come l'ho definita la settimana scorsa, è una società gestita da remoto, è una società in cui chi deve intervenire non interviene o non interviene in maniera netta, precisa, cioè si prende la determinazione di adottare un provvedimento disciplinare e lo si porti a termine, non è che poi lo si revoca. Anche perché appunto questa mancanza di autorità e di autorevolezza da parte della società ha portato a questi atteggiamenti, cioè significa che il gruppo è fuori controllo e il male numero uno di questa stagione è il gruppo, un gruppo che non è stato capace di diventare squadra, con atteggiamenti, come dicevi giustamente tu Ilaria, da parte di bambini viziati, atteggiamenti infantili. Poi mi faccia gli Volino, chi per lui, una denuncia per quello che sto dicendo, voglio dire, ma mi sembra talmente talmente evidente, talmente chiara questa mancanza, che è una mancanza, certamente ha sbagliato il giocatore e va sanzionato in maniera anche esemplare, ma c'è una mancanza di controllo, una mancanza di polso fermo, disciplina direi. Però abbiamo, se mi conferma la regia, due telefonate e quindi io darei spazio al primo telespettatore. Ciao, buonasera, chi parla? Non ti sentiamo. Pronto? Prego, salve, chi parla? Vedete, una cosa assurda, in tanti anni che vedo il calcio non ho mai visto una cosa con un calciatore pagato da una società, non scende in campo, assurdo, in tutti i campi del mondo, non si è mai visto una cosa di questa. Questo è un giocatore, un lavoratore pagato, perché io vado a lavorare in una ditta, vado a lavorare a 8 anni, il direttore mi chiama e dice no, non voglio fare le riprese, non voglio fare niente, mi deve dare la busta paga a fine mese. Non parlo più, non ci sono parole. Hai ragione, non ci sono parole. Carmine, hai ragione, diamo spazio all'altro telespettatore. Ciao, hai 30 secondi per darci e dirci la tua opinione.
Però ascoltami dalla cornetta e non dal televisore, per favore. Prego, pronto? Chi parla? Ah, sono Mimmo, buonasera. Salve, buonasera. Il rammarico, sapete dove sta? Che l'ultima cosa che avrebbe dovuto fare Liverani stasera è mettere i panni fuori al balcone della società. Non si fa, qualunque cosa abbia dove fatto l'ABA, lui non deve in conferenza tirare fuori questa storia, ve lo dico perché. Perché intanto lui ha delle colpe sul fatto che nel momento in cui stai in superiorità numerica, tu devi far giocare la squadra a un tocco. È un mio parere, se me lo fa finire poi sono a vostra disposizione. Prego. Nel momento in cui tu hai finito, nel momento in cui tu stai in superiorità numerica, per poterla utilizzare quella superiorità, devi giocare a un tocco, non passaggetta a destra e a sinistra. E nessuno verticalizzava. Poi, con Dia, tu puoi fare i conti quando vuoi. Intanto, non per l'amor del cielo, si è fatto questa cosa di A, ha fatto una cosa malissimo. Ma è anche vera una cosa. Mi sarebbe piaciuto sentire la versione di Dia. Grazie senso di mille. Abbiamo un'altra telefonata, 30 secondi perché ci sono veramente abbiamo un telefono non che... Non pienamente almeno. E dopo le argomentiamo. Abbiamo un telefono che scotta, quindi diamo un attimo spazio a questa terza telefonata e poi rientriamo in studio e commentiamo i diversi interventi. Pronto? Salve, buonasera, chi parla? Salve, buonasera, sono Manuel. Prego. Volevo dire la mia da tifoso del Napoli, sulla mia sul fatto di Dia. L'ascoltiamo. Secondo me ancora si deve riprendere dai festeggiamenti che ha fatto dal gol dell'anno scorso, perché quello è stato un gol che ha fatto festeggiare tutta Salerno, e il ragazzo purtroppo ancora si deve riprendere di quella finale storica e del gol che ha fatto, e quindi ecco cosa è successo quest'anno a Dia. Quindi ci tenevo a dire questo. Grazie mille. E adesso andiamo ad argomentare le diverse telefonate. Volevi rispondere? Quella centrale, diciamo, dei tre interventi, perché abbiamo recuperato Carmine dopo tanti minuti. No, arrivare a ragionare soltanto sugli errori di Liverani dopo quello che ha commesso Dia, francamente, questa sera, al netto che... Sì, siamo tutti d'accordo. Dia può essere inserito 25 minuti prima, 20 minuti prima, 15 minuti prima e non 8 minuti dal termine del match. Certo. Va bene, siamo d'accordo. Ma agli occhi dello spogliatoio cade tutto. Deve entrare anche a un secondo dal termine il tesserato, ma non esiste. In qualunque spogliatoio è non suo può essere lavoro, accettato. D'altronde ha una responsabilità. Deve rispondere se non è infortunato ed è convocato. Ha risposto già alla convocazione, stando lì, deve entrare in campo. Non c'è proprio altro. Io però non sono molto soddisfatta dell'argomentazione di Liverani, vi dico la verità, perché la risposta mi ha detto che non voleva entrare, quindi stop. No, ed è stato dal telespettatore, si parlava in questo caso, censurato, poteva evitarlo di lavare i panni sporchi. Francamente è bene che si sappia. Sì, questo dicevo, io vorrei sapere il perché. Tu addirittura il motivo. Per me basta già che non sia entrato e che non abbia presentato un problema concreto per determinare questa scelta. Aggiungerei... Anche perché se ci fosse stato il problema concreto, quello fisico, lo avrebbe detto il mister. No. Quindi se non l'ha detto, non ci sta. Aggiungerei anche altro, cioè che è stata quella di Liverani una reazione anche troppo soft. Lo abbiamo commentato a caldo, perché sarei stato molto più duro. Sì, che vuoi lavare panni sporchi in famiglia? Cioè ci lamentiamo sempre della banalità, delle ovvietà, delle dichiarazioni a fine partita, quando poi c'è un allenatore. È lo stesso discorso di Paolo Sousa, che è stato messo in croce per aver detto che questa squadra era scarsa, cioè quello che tutti pensavano. Perché non lo avrebbe dovuto dire, salvo adesso riconoscergli il merito di essere stato il primo ad aver acceso la lampadina. O che almeno che ci fosse un cambio di prospettiva rispetto a quello che era immaginato al termine della scorsa stagione, perché quello poi alla fine diceva, non che fosse da ultimo posto, ma non da prime 10 della classifica e bisognava riparametrare. Comunque questa salernitana ci sorprende sempre di più, però abbiamo un altro telespettatore e poi Enrico ti faccio concludere. Salve, buonasera, chi parla? Mi ha detto la regia che c'è un telespettatore arrabbiatissimo. Pronto? Prego, chi parla? Sono Vincenzo da Napoli.
Ciao, prego. Volevo parlare, posso parlare? Sì, sì, lei è in diretta, l'ascoltiamo. Dunque, io sono tifoso del Napoli, però la seconda squadra mia è questa, è la Salernità. Ma è possibile che l'hanno consigliato proprio, l'ha sbagliato al presidente, perché mi ha accatto tutto mese casetto. Mi sentite? Sì, 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 la stiamo ascoltando. Poi ha cattato a mano l'arzo, poi l'hai cacciato in un cuglio non lavativo. E ci sono gente che aveva tenenamente a Napoli, ci sono 10 palle sotto, ma scusatemi. Va bene, grazie, grazie mille. Però il concetto è chiarissimo. Però è bellissimo comunque il nostro dialetto, il dialetto campano, perché con poche frasi, anche se volgari, si rende meglio l'idea. E lei ha ragione, ha avuto il coraggio di esprimersi come tutti vorremmo. Prego Enrico, concludi. No, è stato talmente chiaro sulla qualità anche sostanzialmente dei rinforzi, perché lo dicevamo prima, tutto il bene, tutto il rispetto, tutta la stima, l'ammirazione, perché l'ho scritto e non lo rinnego, nei confronti di Sabatini, però oggi alla luce di quello che stiamo vedendo non voglio arrivare alla bestemmia di affermare che questa squadra è stata addirittura indebolita dalla campagna di gennaio, la campagna acquisti, però certamente se ci sono giocatori che non si reggono in piedi o se si mette in discussione o si accusa, meglio più che si mette in discussione, si accusano i procuratori perché determinati giocatori non hanno reso, vuol dire che il materiale umano che è stato preso poi non è di questo grandissimo livello, fermo restando la difficoltà oggettiva nella quale ho operato, fermo restando il fatto che c'era l'indice di liquidità da rispettare, fermo restando che non c'erano soldi da spendere, fermo restando che occorreva prima vendere e poi acquistare. Però oggettivamente, se Boateng riesce ad avere benzina per 30 minuti e poi va sostituito, Manolas fa altrettanto e non ha più energie per poter continuare, una squadra che deve lottare, deve metterci anche furore, maggiori energie, perché deve recuperare rispetto alle altre, francamente a questo punto c'è da mettere oggettivamente, perché non bisogna creare sempre, cioè, si dice a Salerno no, noi siamo legati alla maglia e non alle persone, alla fine si fa esattamente il contrario, cioè ci si lega agli uomini, vale per Delio Rossi, Tom Rosati, potrei citare tantissimi altri esempi nella storia della Salernitana, e alla fine non si guarda, come dire, alla maglia, perché ci si innamora o addirittura si odiano determinati personaggi, che si creano le fazioni. Guarda quello che è successo anche con lo stesso presidente Iervolino, che ha ragione quando poi si scantona e ci sono degli eccessi, ma era stato idolatrato anche da me. Fino a quella famosa, io continuo a citare quella data e quella location, fino a quella benedetta festa di Piazza della Concordia, e adesso è all'indice, quasi invitato appunto a non venire allo stadio, per usare un eufemismo, e credo che anche oggi non fosse non presente. Abbiamo risposto al primo telespettatore che chiedeva la programmazione, e francamente credo che sia ancora presto, perché tra contratti che possono essere chiusi in virtù della retrocessione, calciatori che ritorneranno, non sai nemmeno il tecnico, non sai nemmeno il direttore sportivo generale, è troppo presto per analizzare un cammino diverso, al netto di un cammino che comunque può essere scritto, perché ripeto, guardando la classifica, al netto di risultati ancora non completi per questo turno, con una vittoria possibile oggi in virtù degli episodi che si erano creati, quota 16, ed era un mondo diverso. Ci sono, tra l'altro, credo che possiamo vedere il prossimo turno con il supporto della regia. Dopo, perché così vedi, sono bravissimi. Ci sono due scontri diretti. No, ci sono due. No, mi riferivo, scusa, non al prossimo turno, al turno attuale, cioè quello in corso. Mi pare che ci sono. Ecco, due scontri diretti. È la Verona-Sassuolo. C'è Verona-Sassuolo, c'è Frosinone-Lecce e c'è Empoli-Cagliari. Significa che le altre faranno
salvezza. Scusami, sì. Carmine, faranno comunque i risultati. E per chiudere il discorso del DDA e della necessità di un provvedimento disciplinare anche duro, anche esemplare, magari se Filippo in redazione riesce ad avere ulteriori notizie, chiaro, su qualche segno di vita anche da parte della dirigenza dopo questa dichiarazione, mi sembra che ci fosse intanto sul sito ci fossero aggiornamenti, perché ci fossero Bergamini, il collaboratore di sicuramente, però Filippo ci invierà e l'amministratore delegato, e si facessero sentire, cioè siamo vivi, esistiamo, interveniamo. Abbiamo due telefonate, diamo spazio anche ai nostri telespettatori, alla fine noi siamo qui anche grazie a voi perché siete sempre tantissimi che ci seguite. Buonasera, chi parla? Deve ascoltarci dalla cornetta e non dal televisore, perché in regia puoi mettere il sottopancia. Salve, chi parla? Sono Rosario. Ciao Rosario, prego, hai 30 secondi. 30 secondi. Allora, volevo dire solo una cosa, che praticamente il problema è della società. Nello stesso momento l'allenatore, pur salvandosi lui, a me ha dichiarato questa cosa contro di A, che praticamente non voleva scendere in campo. Ma non ha pensato che praticamente in 10 uomini ha giocato e non ha fatto assolutamente niente per vincere la partita? Questo, scusami, è un altro discorso, e siamo stati i primi ad ammettere che bisognava fare di più e a evidenziare e che inserirlo è stata... prima. Ma siamo sicuri che al 30° avrebbe detto sì a questo punto? Ma non cambia la sostanza, non sposta il nocciolo del problema. Pongo io la domanda a casa. Scusami, no, ma siccome non so quante volte ci hanno chiesto ma cosa c'è nello spogliatoio, che cosa succede? Questo succede. Se non lo dicono, tutti rimaniamo col dubbio, ma forse così, chissà che cosa è successo, che c'è dietro, lo dicono, e quasi colpa di Liverani, fermo restando che Liverani ha le sue responsabilità, perché non è stato capace di sfruttare la superiorità numerica. Ecco, ci siamo. E quindi è facile poi scaricare magari su Maggiore piuttosto che Basic. Sarà stata una domanda netta di un collega di perché non è entrato o come mai è rimasto in panchina, ha risposto: il calciatore ha preferito non entrare. Non entrare. E tra l'altro domando anche ai telespettatori: ce lo saremmo chiesti tutti da casa, perché non ha messo via? Una domanda: al 30° ci fosse stata la sostituzione per un infortunio, avrebbe detto sì? Non lo so, a questo punto c'è il dubbio anche del minutaggio che preferisce l'attaccante. Ma si parlano nello spogliatoio. Credo qualcuno ha parlato con Dià. No, però vi sto ponendo il non dubbio. Non dico oggi, prima. Il calciatore... Cioè, qual è la testa di questo giocatore? Deve entrare a preferenza. Al di là, ok, se ci fosse stato meno un infortunio, quindi al 30°, se lui fosse entrato meno. Al di là di questo, nel momento in cui tu sei pagato, questo è il tuo lavoro, e il mister ti dice di entrare, ora è il primo minuto, è il 30°, il 90°, tu entri e basta, con dignità ed umiltà, perché Dià più di una volta ha dimostrato di essere un grandissimo bambino viziato, perché ha cominciato a sgretolare sicuramente una situazione che già era precaria, già dal ritiro, dove è arrivato peraltro anche parlo del ritiro in Abruzzo, dove è arrivato in precarie, per la verità e per onestà, condizione abbiamo fisica. Recuperato però la telefonata però, di prima. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che il rapporto tra Dià e la Salernitana si è logorato ed è esploso nell'ultimo giorno di mercato estivo. Sì. A conferma del fatto che anche quella situazione, che sembrava apparentemente gestita in maniera elegante, in maniera concorde con il giocatore e il suo procuratore, è stato invece gestita malissimo. E se siamo arrivati a tanto, cioè di un giocatore, una cosa gravissima che non può passare sotto silenzio, cioè di un giocatore che si rifiuta di scendere in campo,
tempo. Infatti non perché sta di passando questo stiamo sotto parlando. Silenzio. No, ma siccome sento alcuni telespettatori sembra che la colpa sia di Liverani, che la solo colpa, di Liverani. Bravo, è quasi so. Di Liverani e che è colpa, come dire, cioè che ha fatto quasi Enrico, il delatore. Enrico, è vero, un attimo è... solo rapidamente, qui non stiamo rapidamente. No, perché non stiamo dicendo che sulle scelte da parte del tecnico non ci possa essere dibattito. Il dibattito però per me termina quando un giocatore non entra in campo e non si sa il motivo. Un professionista, e non è per ragioni fisiche, perché altrimenti non sarebbe andato in panchina. Però noi abbiamo una pubblicità e due telefonate, diamo prima spazio ai nostri telespettatori e poi andiamo in pubblicità. Ciao, buonasera, chi parla? Sì, salve, buonasera, Angelo da Salerno. Ciao Angelo e benvenuto, prego, hai 30 secondi. Cerchiamo 30 dei miei, gli cedo a Angelo Ferraro. Questa volta non sono d'accordo con Enrico e parzialmente con Carmine, provo a essere telegrafico davvero, perché non vorrei che Dia e le sue responsabilità oggettive nascondessero quelle che sono responsabilità ben più gravi dell'allenatore in primis, ma soprattutto della società che ha permesso di arrivare in questa situazione. Secondo, e su questo sono parzialmente d'accordo con Enrico, la squadra è nettamente più debole di quella che avevamo ereditato da De Santis a dicembre, perché bastava mettere 3-4 giocatori in condizione di poter scendere immediatamente in campo e non 11 per buttare fumo negli occhi ai tifosi. Terzo punto e concludo, nessuno a Salerno ha l'anello al naso, non può pensare che il Pegaso di turno ci metta l'anello al naso. Buon lavoro, grazie. Grazie, grazie Angelo. Abbiamo la seconda telefonata, poi ti faccio rispondere Enrico. Buonasera, chi parla? Buonasera, sono Giuseppe. Ciao Giuseppe, prego, ti ascoltiamo, hai 30 secondi. Buonasera. Sì, grazie. No, vorrei fare una domanda al dottor Nicola. E sono un po' nervoso, scusatemi il nervosismo. Io vorrei dire, voglio dire, non è colpa di Dia o di quello o di quell'altro, sono i giocatori che non, cioè, camminano in mezzo al campo, camminano, porco Giuda, camminano. Poi voglio dire un'altra cosa, male che... E se pensiamo l'anno prossimo con un allenatore giovane, preparato... Tu non puoi stare caricando, vatti a casa, puoi stare progettato per l'anno prossimo, perché adesso mi sono sforzato di stare laggiù. Giuseppe, basta. È vero che avevi anticipato di essere molto arrabbiato, però se parli in maniera così adirata noi non riusciamo a capirti. Sono arrabbiato, mi dovete scusare. No, perché io altrimenti non ti capiamo. No, voglio dire al dottore... Se noi ce la vediamo con Dia che non ho potuto giocare così, nei giocatori mezzo al campo camminano, non giocano bene. Abbiamo capito il concetto. Grazie Giuseppe. Abbiamo due risposte. Allora, la prima è per Angelo. Sì, come vuoi rispondere? Nel senso che hai 30 secondi anche tu. No, per me 30 secondi sono impossibili, come De Fiorello, io ho bisogno Provaci, di ma soltanto perché ho dei tempi tassativi da rispettare, ho bisogno di come dire, un argomentare minuto? Il un minuto, vai. Il concetto. Angelo dice una cosa che è parziale, nel senso è evidente che non si deve commettere l'errore di scaricare adesso sui giocatori quelle che sono le responsabilità a monte, cioè le ed è quello che non abbiamo fatto. Quindi, premesso che l'occasione grossa, ghiotta, l'ennesima, è stata fallita dal tecnico e dai giocatori che sono scesi in campo, anche per le scelte, si aggiunge a questo una totale incapacità, perché questo è il termine, della società di gestire lo spogliatoio. Perché non c'è una figura che abbia, che faccia, come dire, da trade union tra la dirigenza e lo spogliatoio, che si faccia sentire, al di là delle passeggiate, delle chiacchierate, dei blitz così giusto per perdere tempo al Mary Rossi, perché se questi sono i risultati, cioè se nessuno si è reso conto che c'è un giocatore a torto o a ragione che sta in quelle condizioni come Dia, e gli consenti quegli atteggiamenti, vuol dire che hai tu delle enormi responsabilità, perché non sei intervenuto per tempo, non hai vigilato, non hai controllato, non te ne sei reso conto.
questione aperta dall'estate. E quindi è evidente che ci sono colpe della società, come sono d'accordo che se andiamo a fare la tara di quello che avevamo e di quello che ci ritroviamo, non so se ci abbiamo guadagnato o meno dopo la campagna. Però permettimi una cosa, il furore agonistico che abbiamo visto in Mazzocchi, in Salernitana-Milan, l'abbiamo vista poche volte lungo la stagione. Volendo anche un calciatore che probabilmente a Salerno riteneva fosse finita la sua esperienza e a questo punto a gennaio è stata presa la decisione giusta, però poi come ricordava ad esempio il telespettatore da casa, probabilmente il mercato non ha garantito quel plus che poteva essere garantito con 4 elementi e non con 11. E mi spieghi adesso, dopo la pubblicità. Okay. Andiamo in pubblicità. Tornati qui in diretta, chiedo un attimo alla regia, abbiamo ancora una telefonata in attesa? Non ancora, la recuperiamo dopo. Abbiamo un Enrico perché ovviamente passata l'ora di diretta, voi ormai avete imparato anche a conoscerlo, Enrico decide un diesel e quindi decide di scatenarsi. Ovviamente le motivazioni sono più che valide, ma c'è tanto da dire e dall'altra parte abbiamo anche il nostro Carmine che ovviamente con le sue disamine perfette di ogni post partita della Salernitana, peccato perché... Perfette, quelle di Enrico. No, però i commenti di Enrico, diciamo che Enrico va ad argomentare quelli che sono poi i dettagli, proprio perché, come ci ha detto anche inizio trasmissione, sono i dettagli a fare la differenza sul campo, ma anche nella vita. Assolutamente sì. No, eravamo rimasti con un interrogativo da farti. In evaso. Comunque abbiamo due telefonate, Enrico, ti prego. Sì, no, è semplicissimo. Chi se lo prende di A? In questo momento. Cioè, ha confermato di essere inaffidabile punto di vista caratteriale. Sì. Perché altrimenti non si spiega perché, al di là dei problemi fisici che aveva avuto sul finire della scorsa stagione, il terzo cannoniere del campionato italiano scorso, in una squadra che lottava per non retrocedere, con un solo rigore fatto su 16. Ti aggiungo un dettaglio. Mi piace perché ti fa la domanda, ma non ti fa rispondere. Ti aggiungo un dettaglio. Il Villarreal con Dia ha giocato una semifinale di Champions League, Dia segnò contro il Liverpool al Madrigal, nell'estate successiva il Villarreal ha ritenuto più giusto cederlo anche a un costo che alla fine è stato, non dico irrisorio, però per il mercato oggi internazionale è una cifra contenuta, ha preferito perdere un calciatore che con la maglia del Villarreal aveva segnato un gol in Champions League anche molto importante, poi non lo fu perché il Liverpool conquistò la finale, però questo è un po' quello che si viene a creare, probabilmente a livello di carattere e di atteggiamento nel Villarreal è stato ritenuto meritevole di un'uscita. Alla fine non sarebbe stato meglio cederlo a fine agosto? Se ma questi non c'era sono stati i risultati, Enrico, francamente, però, non c'era. Ma il sostituto non c'è nemmeno adesso. Se andiamo a vedere, lo so, però c'era la speranza quello di trovarlo. Sì, però se era programmata la cessione, c'era tutto il tempo, maggio-giugno, per pianificare ai primi di luglio l'uscita. È vero che c'era la clausola che poi portava anche ad attendere la cifra, ma subito dopo c'era l'opportunità di determinare un'uscita. Alla fine i soldi che sono stati impiegati per riscattarlo dal Villarreal sono stati al momento buttati nella spazzatura. Però sai Enrico, in quel momento, perché lo commentammo proprio qui in diretta, in realtà la proposta era arrivata veramente proprio in corner, quindi ovviamente la società non poteva in quel momento accettarla, anche perché non era stata neanche carina le tempistiche da parte dell'altra squadra di presentare questa proposta. Ovviamente con i se e con i ma posteriori non se ne fa niente, a saperlo poi che Dia avrebbe poi paventato questo caratteraccio. Però guardiamo un attimo la classifica rapidamente. L'Inter sta dominando il campionato dopo aver perso tecnicamente Skriniar, Brozovic e Lukaku, ma probabilmente liberandosi di pesi nello spogliatoio. Guardiamo anche quello che sta capitando al Milan quest'anno. Tanti cambi sul mercato, problemi. Il Bologna, paradossalmente, tecnicamente perde Arnautovic, gioca molto meglio. Al netto di un percorso. Appunto. Anche altri club. Il Napoli,
con i suoi problemi ad esempio di rinnovo per Osimhen e Kvaratskhelia, si porta dei pesi lungo i mesi che determinano questi risultati. Che quando c'è la mela marcia va buttata no, via. No, ma non solo una, perché probabilmente al di là di Dia c'era ad esempio Mazzocchi, ma non voglio puntare il dito contro il calciatore, no, ma semplicemente se nello spogliatoio hai diversi interrogativi che lasci aperto, probabilmente ti determini un percorso ondivago con dei calciatori che non ti danno pienamente quello che serve per ottenere il tuo obiettivo e la tua prospettiva. Questo sì, è il mio pensiero. Basta guardare la classifica. Ad esempio, il Verona addirittura, con tutte le sue difficoltà, ha uno spogliatoio oggi coeso perché probabilmente si è liberato di calciatori che avevano altre mire e ha inserito al suo interno calciatori anche di altri mercati come Suslov, Noslin, che però vedono in Verona un'opportunità in carriera. Questo è il vero dramma che oggi la Salernitana sta vivendo. Ma diamo un attimo spazio ai nostri telespettatori. Salve, buonasera, chi parla? Pronto? Salve, prego. Salve, buonasera. Guardi, io sento tante critiche e giudizi giustissimi, il problema di A, il problema Riverani, sono tanti problemi. È normale, noi stiamo convivendo dall'inizio del campionato con questi problemi. Penso che sarete tutti quanti d'accordo, giusto? Oppure veramente stiamo scendo pazzi tutti quanti? Il problema è che dall'inizio del campionato stiamo vivendo questo dramma. Ora, quello che dico io, il Gambero d'Oro, il presidente Gambero d'Oro del calcio italiano, che non ha avuto nient'altro che i mezzi per giudicare e tirare calunnie nei confronti del calcio italiano, si è messo contro tutto il mondo calcistico italiano. Ma che cosa vi volete, ci dobbiamo noi aspettare ora con questo silenzio, con questa forma di difesa psicologica di una persona che non riesce più a muovere un dito e a dire una parola per salvare almeno la faccia dei salernitani, di un tifo che è superiore in Serie A, forse è il secondo, il terzo, il settimo, il decimo in Europa? Ma stiamo scherzando? Non ha il coraggio di scendere in campo? Ma di che cosa vogliamo parlare? Parliamo di DA. Ma se si è deciso di difendere DA come capitale, di far giocare un giocatore iquamesi, frutto di un algoritmo pazzesco, dove non riesce neanche a fare due stop, ma di che cosa vogliamo parlare? Grazie. Scendere in campo in queste condizioni, un DA, tu lo svalorizzi, non hai preso il centrocampista, non hai preso chi legge la partita. Lo capite sì o no? Parlare di DA o di Liverani che si difende la panchina oggi, a chi serve? Lui si difende la panchina come tanti altri. Grazie, grazie mille. Abbiamo anche un altro telespettatore. Prego. Salve, buonasera, chi parla? Non ti sentiamo? Regia, chiedo un tuo aiuto. Rispondiamo un attimo al telespettatore. Ok, lo abbiamo perso. No, rispondo un attimo al telespettatore. Per l'ennesima volta, come diceva qualcuno, dammi la camera. Non stiamo dicendo che la scelta tecnica sia stata corretta e che la condividiamo. Abbiamo ripetuto da inizio puntata che il peso offensivo della Salernitana dal primo minuto e a maggior ragione con la superiorità numerica meritava ben altro. Va bene, ma vi domando, e lo domando anche ad Enrico, siamo sicuri che a 30 minuti dalla fine di A... poi no, sarebbe entrato. No, ma che con il placet di DA accettiamo di giocare 30 minuti, 25 esatto. minuti, 45 ma minuti. Ma non esiste, 60, Carmine, è una domanda cioè, che non Liverani va proprio posta. Può anche impazzire domani e dire a 30 secondi dalla fine, con una palla inattiva, DA vuoi entrare? Mi interessa il tuo ingresso. Io sarei entrato anche a 30 secondi dalla fine, poi sarebbe stato palese la follia del tecnico a farlo inserire a 30 secondi dalla fine. Ma oggi, secondo me, la scena se la prende tutta di A. Poi
valutate voi. E non... senza volerlo crocifiggere, perché altrimenti passa un messaggio sbagliato, magari qualche mente bacata lo aspetta al rientro e fa qualche e non diamo gesto. I numeri, esatto, quindi non perché diamo deve la rimanere stura... tutto sul campo e finisce lì. Poi ci saranno i provvedimenti dal punto di vista etico. Me lo auguro. No, no, non etico, proprio dal punto di vista anche monetario. C'è dal un punto codice di vista etico, di... credo, c'è, c'è sicuramente un regolamento che va fatto rispettare, che purtroppo non è stato rispettato. E quindi, dando per scontato che non deve essere il capro espiatorio o l'unico da crocifiggere, è però significativo, torno su questo argomento e su questo aspetto, del malessere all'interno dello spogliatoio. Ed è questo malessere che porta la Salernitana anche, ripeto, anche se non soprattutto all'ultimo posto in classifica, perché se tutti sosteniamo, e l'abbiamo visto anche oggi sul terreno di gioco, che non siamo inferiori all'Udinese, che non siamo inferiori al Lecce, che non siamo inferiori al Cagliari, o comunque te la puoi giocare, o comunque ce la possiamo giocare, perché abbiamo tutto questo distacco? Perché questa c'è zavorra. Del marcio, c'è del marcio, chiamiamo le cose col loro nome, c'è del marcio nello spogliatoio. E chi doveva guardare, e quindi sono d'accordo con l'ultimo telespettatore sulle responsabilità, non lo ha fatto. Chi è stato delegato a fare ad avere, come dire, la responsabilità del gruppo, chi è presente fisicamente, perché non c'è una figura. Noi proviamo da studio a fare una fotografia di quello che è accaduto oggi, ma che sta accadendo dall'estate, perché da questa sede abbiamo affrontato la tematica negativa della Salernitana anche dopo il pareggio Roma-Salernitana 2-2, quando, mi permetto di sottolinearlo, ponevo dei dubbi già all'epoca sulla prospettiva di squadra della Salernitana, non rinforzata in estate, perché Otto Channel vi ha raccontato anche le amichevoli. E lo ripeto per l'ennesima volta, il divario con formazioni di Serie C erano di un gol massimo due lungo il percorso estivo. Quindi i limiti strutturali del gruppo Granata ci sono stati sin dall'estate e non sono stati mai affrontati. Io volevo affrontati. Chiedere alla regia un attimo di andare a prendere il post di Granatissimi e, sì, far, e condividerlo anche con i nostri telespettatori. Nello specifico il post Udinese-Salernitana è 1-1, Liverani sbotta di A, si è rifiutato di entrare, perché sulla base anche di quello che si sta dicendo Annarita D'Amore scrive: di A è l'emblema di questa stagione e la società continua a tacere e a non prendere provvedimenti. Bravo. Possiamo far vedere, dare soddisfazione anche ad Annarita che ci ha scritto questo commento, per favore? Ma la dalla cosa regia. Grave, che risottolino perché abbiamo anche le foto su autopagine.it, l'abbraccio con Ciaunà dopo il gol. Qualcuno ha il numero che di Diago, vogliamo telefonare del gruppo, perfetta, un'ottima fotografia di quello che dovrebbe essere il gruppo della Salernitana. Bipolarità allo stato puro. È assurdo quello che poi registriamo, perché per dare una mano a Ciaunà e ai suoi compagni anche per 30 secondi si entra in campo. Poi va bene, Liverani doveva inserirlo alla mezz'ora subito. Eccolo, dopo il rosso. Siamo d'accordo. Leggiamo, ma non è nemmeno accettabile quello che ha fatto i diversi commenti dei nostri seguaci sui social. Abbiamo letto quello di Annarita D'Amore, ovviamente ci sono altri commenti che però sono un po' troppo duri. Ricordiamo che comunque stiamo parlando di un ragazzo. È vero che probabilmente stiamo anche in qualche modo approfondendo, stiamo dando la nostra opinione, però sempre nel rispetto. E mi raccomando, si deve fermare a questo, cioè si sta parlando di sport, di calcio, ricordiamoci anche tutti i valori che orbitano attorno al, al pallone. Ma dispiace innanzitutto per lui, perché sinceramente poi dover parlare di lui per tutto il post gara per me è assurdo, avrei voluto parlare di chissà, altro, forse anche alla ricerca, però francamente di... si diventa questo. Ma ci siamo scordati del coro. Cioè, Dià è stato il... c'era un coro dedicato a Dià, il leitmotiv, sì, della scorsa stagione. Tutta la salvezza, cioè, della scorsa Dià stagione. È stato l'emblema dello splendido campionato dello scorso anno. Quindi non possiamo rinnegare e, o... Ma sulle qualità del calciatore, esatto, non c'è alcun dubbio. Così come l'aspetto tecnico sta passando in secondo piano rispetto a quello disciplinare, comportamentale, caratteriale, perché volta. Continua a insistere a questo punto della stagione, cioè a 11 giornate dalla conclusione, se sei ultimo in classifica con, dopo tre allenatori, non so quanti giocatori sono arrivati, e continuiamo a dire che le distanze dalle squadre che ci precedono a livello tecnico non sono poi così evidenti come invece la classifica sottolinea, è perché appunto
appunto il dramma, il vero cancro è nello spogliatoio. E su questo siamo d'accordo, soltanto che siamo quasi alla fine. Sì. Diamo spazio alle ultime due telefonate perché poi mio telefono spento. Salve, buonasera, chi parla? Buonasera, sono Franco. Volevo chiedere, ciao Franco. A Scavatici, purtroppo il problema non è di oggi, non è di A, non era De Santis. Il problema è un problema che è nato a luglio, lo sappiamo tutti. Lo sappiamo tutti perché è legato allo stadio, è legato al centro sportivo. Tutto questo, io credo che ci guardiamo, vogliamo dare la colpa a Dia o a Liverano o a Inzaghi, purtroppo è che il discorso è sempre lì. Ci sono delle problematiche della società legate alla famosa ristrutturazione dello stadio. E poi questo ha portato alla non creazione di una squadra che non è mai diventato un gruppo, e purtroppo la situazione è questa. Ma questo... un allenatore contro voglia. Questo è un aspetto sicuramente che ha probabilmente inciso. Il problema è da capire in che misura, perché può aver inciso sugli investimenti. Ma per essere ultima in classifica. Appunto, ma Dia c'era l'anno scorso e c'è anche quest'anno. No, è una domanda che pongo. Koulibaly c'era l'anno scorso e c'è anche quest'anno. Quanti club hanno lo stadio di proprietà in massima serie? Poche. Forse circa Juve... 3, Juve, Udinese e Atalanta. Le altre si salvano, almeno 17 su 20 giocheranno in Serie A. E il Monza che forse ha una concessione... Vabbè, io parlo proprio di proprietà, cioè che possono fare tutto quello che vogliono. Credo che sia sullo stadio. Diamo spazio all'ultimo telespettatore di questa puntata. Ciao, buonasera, chi parla? Pronto? Prego, chi parla? Pronto, buonasera. Saluto tutti, in particolare le dico Scavatici, sono Roberto Montini, Enrico, buonasera. No, purtroppo può ripetere perché non abbiamo ben compreso cosa ha detto. Pronto, buonasera, saluto tutti, in particolare Enrico Scavatici, sono Roberto Pontillo. Enrico, buonasera. Ciao Roberto, ciao. No, io volevo dire due cose. Una riguardante il dato tecnico, perché la Salernitana, secondo me, ha sbagliato più volte, ma in particolare nell'ultimo periodo ha sbagliato a prendere Inzaghi nel momento storico in cui Inzaghi è stato preso, ma ha sbagliato altrettanto a mandarlo via, vista l'alternativa che poi ci siamo ritrovati, in quanto ritengo Liverani il più inadeguato dei tre allenatori visti a Salerno sinora. Quindi secondo me Inzaghi sull'alternativa era quella, andava ovviamente tenuto. Come seconda cosa volevo dire su DA, visto che la società in quest'ultimo periodo si nasconde dietro tribunali vari, credo che adesso per la società sia giunto il momento di portare qualcuno per davvero in tribunale e che questo qualcuno non debbano essere però i tifosi. Ovviamente dei tribunali sportivi, questo è chiaro, cioè nel senso di... Ironizza sul comunicato. Questa è stata la nostra ultima telefonata, perché stop alle telefonate, grazie mille perché so che stavano arrivando altre, purtroppo noi siamo arrivati alla alla fine della nostra... Vediamo, vuoi eliminare o meno Enrico Scavatici dalla metà... Ma non è vero, dalla metà mezz'ora, ma mica totalmente in tutta la puntata, perché io ti vorrei io vorrei comunque sempre averti accanto a me, però dalla seconda mezz'ora della puntata, ecco, diciamo che ti... Entro a trasmissione in corso, si può pensare, una novità. Battuta, perché abbiamo parlato di DA per tutta la trasmissione, praticamente dalla notizia che ha dato Liverani. Dall'altra parte c'è Weisman, che non ha avuto praticamente una palla giocabile offensiva al netto di quel cross dove non ha trovato il timing giusto per scaricare con il mancino, ma si è battuto come un leone, praticamente il primo difensore per tutti i minuti che ha giocato. Sinceramente ripartirei da questi valori, che poi nello spogliatoio alla distanza fanno la differenza. Non c'è tanto tempo, però secondo me è un dettaglio che comunque va analizzato in questa serata. E grazie mille, noi siamo arrivati alla fine. Io ringrazio in regia Orlando Matarazzo e Giuseppe Andrita e ringrazio come sempre i miei compagni di viaggio, Carmine Quaglia. Alla prossima. Ed Enrico Scapaticci. Ciao Ilaria, un saluto a tutti. Noi vi auguriamo non un buon... Non si chiude la giacca. Che furia di... La rabbia la ti rabbia. Ha gonfiato. Esattamente. Io vi auguro ovviamente un buon sabato sera e una buona domenica. Noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao.